Ringrazio intanto l'ISPRA per questa occasione di dare il nostro contributo rispetto a questi dati che sono stati presentati oggi. Cercherò di evitare di ripetere cose già dette dai due interventi che mi hanno preceduto, anche se su alcuni punti che chiaramente sono di interesse particolare per il mondo delle piccole e medie imprese, vorrei provare a dare qualche spunto aggiuntivo. Una premessa, anche se già è stata detta, secondo me è obbligato il panel all'importanza dei dati che ci avete presentato, dati che sono assolutamente interessanti, utili per il nostro lavoro e che a mio avviso smentiscono due falsi miti che secondo me aleggiano un po' nei dibattiti comuni. Uno l'ha detto molto bene Don Ronchi con una metafora calcistica, ovvero sfatiamo il mito che l'Italia è tutta terra dei fuochi, sfatiamo il mito che tutti i rifiuti delle imprese vanno chissà dove, sottoterra, ai bordi delle strade. I dati che ci date oggi dimostrano che non siamo assolutamente fanalino di coda, anzi nella gestione dei rifiuti speciali, quindi rifiuti prodotti dalle imprese, abbiamo assolutamente una situazione di cui possiamo, come dire, ritenerci soddisfatti. Non abbiamo assolutamente, non possiamo dire che siamo arrivati al risultato finale, però comunque non partiamo da una situazione disastrosa. E devo dire in questo, con degli approfondimenti che noi abbiamo fatto sui rifiuti prodotti nello specifico dalle piccole imprese, questa situazione di eccellenza rispetto ai dati positivi, soprattutto relativi al riciclo dei rifiuti delle piccole imprese, vengono confermati quando si analizzano i comportamenti anche delle imprese più piccole. Quindi è già stato detto, però io ritengo importante che questo elemento positivo emerga con forza dalla giornata di oggi. E altro falso mito, non per noi che siamo addetti ai lavori, che però invece si è sentito più volte nei dibattiti degli ultimi anni, anche a seguito del delicato tema sulla tracciabilità su cui lei ci ha sollecitato e di cui dirò qualcosa in seguito, dicevo il falso mito che di quello che succede dei rifiuti in Italia nessuno sa niente. In assenza di Sistri è passato il messaggio che non si sa che rifiuti produciamo, come li smaltiamo e che fine fanno. Come se per tutti questi anni non fosse esistito il MUD e non fossero esistiti gli altri adempimenti, gli altri obblighi documentali a carico delle imprese. Quindi da questo punto di vista ritengo assolutamente importante le sollecitazioni che ci avete fornito con il rapporto 2016. Questo, diciamo, è il lato positivo degli spunti emersi oggi. È ovvio, lo diceva anche prima Beccarello prima di me, non dobbiamo fermarci, non dobbiamo pensare di aver raggiunto totalmente i risultati. Rispetto agli obiettivi di economia circolare, sono d'accordo anche io, possiamo e dobbiamo fare ancora di più per valorizzare le opportunità ambientali e anche economiche di un modello diverso che possa consentire, lo diceva anche prima il sottosegretario Degani, di valorizzare più e meglio le nostre risorse. E come possiamo fare per fare di più da questo punto di vista? Ci sono secondo me degli elementi imprescindibili, alcuni sono già stati anticipati, però vorrei dire qualcosa. Intanto secondo me non possiamo prescindere dal tema della prevenzione. Io credo che rispetto ai dati che sono emersi oggi, rispetto agli obiettivi che come Paese dobbiamo raggiungere, forse la prevenzione è il tassello su cui ancora si è fatto meno. Credo che il nostro codice ambientale non è stato in grado di consentirci di implementare un'adeguata politica di prevenzione. Credo tra l'altro che anche nella proposta di revisione della direttiva rifiuti questo tema è ancora un po' carente. Per cui su questo secondo me, in termini sia strategici che normativi che di strumenti concreti che possono essere implementati per conseguire meglio un obiettivo di prevenzione, si possa fare di più.
collegato al tema della prevenzione c'è sicuramente il tema della ricerca, di cui ho già detto prima di me Beccarello, per cui non mi ripeto, non può esserci prevenzione se non c'è ricerca barra innovazione per conseguire questo obiettivo, e secondo me non può esserci prevenzione in questo momento se non ci sono strumenti concreti che possano favorire un processo che favorisca il raggiungimento di questo obiettivo. Nel suo discorso introduttivo il sottosegretario De Gane citava alcuni provvedimenti, tra cui anche il collegato ambientale, l'ha detto lei stessa, lì si sono dati dei timidi segnali di attenzione su questo tema, secondo me ancora troppo timidi e spesso rinviati a provvedimenti attuativi, per cui qui i ragionamenti da fare sono tanti. Secondo ostacolo da superare, è stato già detto da tutti gli interventi, evidentemente se siamo tutti d'accordo su questo punto un motivo c'è, è quello della semplificazione. È stato detto prima, per molto tempo si è creduto che la semplificazione fosse nemica del riciclo e che la semplificazione, aggiungo, fosse nemica della legalità. I fatti concreti ci dicono che spesso è l'opposto, l'eccessiva complicazione spinge comportamenti illegali e favorisce, tra l'altro, aumenta una concorrenza sleale tra le imprese che operano nell'illegalità e le imprese che operano nella legalità. È stato citato l'end of waste, il sottoprodotto, aggiungo le terre e rocce, aggiungo il caos con cui nella prima fase le nostre imprese hanno dovuto gestire la classificazione, le nuove regole di classificazione dei rifiuti. Gli esempi da fare rispetto a norme complicate che rendono più difficile anche il raggiungimento di risultati positivi rispetto a una corretta gestione dei rifiuti sono tante, quindi sul tema della semplificazione, ripeto, siamo tutti d'accordo, non aggiungo altro. Alla semplificazione io aggiungo come ostacolo l'esistenza di norme che a volte, anziché favorire, scoraggiano i comportamenti virtuosi rispetto a una buona gestione dei rifiuti. Un esempio per quanto riguarda i rifiuti speciali è la Tari. Noi abbiamo un sistema di applicazione della Tari che paradossalmente non incoraggia, ma addirittura rischia di scoraggiare le imprese che vogliono gestire i propri rifiuti in maniera più vicina alle esigenze di tutela ambientale, puntando al riciclo e così via. Quindi accanto alla semplificazione io aggiungo: eliminiamo tutte quelle norme che sfavoriscono il conseguimento di questi obiettivi. Poi c'è il tema dell'esportazione, che è un tema assolutamente complicato da affrontare, emerge molto bene dal vostro rapporto. Noi abbiamo esempi di settori interi in cui rifiuti che possono avere una valorizzazione economica e in cui gli impianti a volte rimangono senza materiale, perché quei rifiuti in maniera più o meno trasparente vanno da un'altra parte. Qui come risolvere il tema, come affrontare il tema? Probabilmente con regole diverse, ma io direi anche con un sistema di controlli più rigido e più efficace, che possa consentirci di monitorare e controllare meglio questi flussi che, ripeto, non sempre sono trasparenti. E ci fanno perdere, tra l'altro, opportunità economiche per le nostre imprese che sul territorio nazionale possono lavorare in quegli ambiti. Sui rifiuti da costruzione e demolizione ci sarebbe tanto da dire. Sicuramente è un ambito su cui occorre fare delle riflessioni. Anche qui io non credo che porre regole più rigide possa aiutarci ad affrontare meglio e a gestire meglio i rifiuti da costruzione e demolizione. Io faccio un esempio, ho citato prima la classificazione. Le nostre piccole imprese edili, i nostri piccoli cantieri edili sono il settore che più di tutti nella fase iniziale di avvio delle nuove regole ha subito il caos maggiore, non sapendo come trattare correttamente quei rifiuti. Da una regione si faceva in una maniera, in una regione si faceva un'altra, imprese edili che erano costrette a portare i propri rifiuti da una provincia all'altra a causa dell'applicazione di regole diverse. E non credo che questo approccio di
imposizione di regole di questo tipo abbia aiutato una migliore conoscenza, una migliore classificazione, una migliore gestione di quei rifiuti. Quindi sicuramente, dicevo, il tema è da affrontare, ma l'approccio giusto non è quello di imporre nuove regole, nuovi vincoli per queste imprese. E probabilmente ipotizzare a un modello che possa favorire meglio la gestione di questi rifiuti, sì. Mi sembra di aver colto dall'intervento di Edo Ronchi un'idea di sottoporre questo settore a un modello analogo a quello di responsabilità estesa del produttore, contributo ambientale. Mi sembra di aver colto più o meno uno stimolo di questo tipo. Diciamo che secondo me questo settore ha molto bisogno della creazione della messa in rete tra i vari soggetti della filiera, che attualmente non c'è. Cioè, a volte c'è uno scollamento. Probabilmente creare una filiera, creare una rete di soggetti che possa consentire, dando il giusto ruolo ai vari soggetti che dicevo che operano nella filiera, può aiutare a gestire diversamente questi rifiuti. E dico questo, do questo elemento anche in riferimento al tema più generale della responsabilità estesa del produttore, che è stata trattata, insomma, dagli altri interventi. È stato citato il caso dei pneumatici fuori uso, è stato citato il caso degli altri sistemi consortili anche qui presenti. Io credo che l'esperienza italiana di applicazione del principio di responsabilità estesa del produttore ha funzionato laddove c'è stato un lavoro di squadra, un lavoro in rete tra tutti i soggetti della filiera, dove non c'è stato un solo interesse che veniva portato avanti, perché diciamo che il produttore iniziale del bene non sempre ha l'interesse di gestire correttamente quei rifiuti. Anche il caso estremo dei pneumatici fuori uso, che ha visto le nostre officine cariche di pneumatici che nessuno andava a ritirare, ne è un esempio. Questi sistemi sono stati istituiti con un obiettivo di tutela ambientale e di corretta gestione di questi rifiuti, e successivamente con un obiettivo di valorizzazione economica di quel rifiuto. E questo, secondo me, è l'obiettivo che deve essere perseguito nell'attuare questo modello. Non sempre è stato fatto in alcuni settori, non è stato fatto in altri, nei pneumatici, non è stato fatto nei RAE, e io credo che i risultati peggiori dei settori in cui non è stato applicato un modello di filiera fa sì che dimostra che il modello vincente è un altro. Chiudo col tema del monitoraggio, tracciabilità, controlli, e mi ricollego anche al tema delle agenzie, del sistema delle agenzie. Nel lungo iter che ha portato all'approvazione del nuovo sistema abbiamo supportato questo modello. Crediamo nella validità di questo modello per garantire una maggiore omogeneità e trasparenza nelle informazioni. Ci è stato sollecitato anche la necessità di uno stretto collegamento tra questo sistema delle agenzie e il mondo esterno, di cui le associazioni delle imprese fanno parte. Noi non solo vogliamo questo invito, ma ne avevamo ribadito la necessità nella fase di discussione del provvedimento. Quindi, insomma, siamo qui per collaborare con voi affinché questo sistema possa portare ottimi risultati. Sono d'accordo con quello che si diceva prima: si può considerare un punto di partenza, non un punto di arrivo. Ho esaurito il mio tempo, non ho più parlato di tracciabilità dei rifiuti, ma tanto la mia opinione in materia la conoscono quasi tutti i presenti in platea, quindi insomma non mi dilungo ulteriormente. Allora, grazie. Allora, insomma, io mi trattengo nell'intervenire per lasciare spazio a tutti quanti, visto che vi lascio un po' liberi, avendo un po' più di spazio nella discussione. Quindi poi alla fine cercherò di sottolineare alcune cose. L'unica cosa che mi sembra manchi però nel ragionamento, per quanto mi riguarda più strettamente, è che forse a tutti sfugge che il discorso della semplificazione, che condivido pienamente, anche a riferimento normativo che è stato fatto anche per mia esperienza, però comporta anche da parte nostra, Marco Lupo l'ha sottolineato molto, in modo molto pregnante, anche un disegno molto un disegno attento, che deve consistente ma allo stesso tempo sostenibile dal punto di vista del sistema dei controlli stessi. Cioè è inutile che
c'è un paradigma importante che vorrei declinare. Molte volte noi ci troviamo con la spinta giustamente dell'impresa, dell'industria, perché il mercato si è fermato ad esempio sulle nuove su un nuovo prodotto con nuove tecnologie per portarla avanti. Però se noi dobbiamo poi controllare, dobbiamo concordare assieme, siamo d'accordo, però dobbiamo concordare quelli che sono gli elementi caratterizzanti il controllo. Non possiamo far finta di fare dei controlli, perché riduceremmo al nostro ruolo anche scientifico e tecnico nella valutazione. Dopodiché, di fronte a Dio e agli uomini, siamo pronti a sostenere che uno ha lavorato molto bene, che è correttamente lavorato. Questo è il primo punto. Secondo punto, molte volte voi mettete le problematiche, anche Edo giustamente l'ha sottolineato, io sono d'accordissimo. Quando parliamo del nero, parliamo di qualcosa che è a metà tra, diciamo, la problematica della Guardia di Finanza piuttosto che della Guardia di Controllo Ambientale. Rispetto alla quale noi veniamo, per fortuna siamo in stretto contatto, ad esempio siamo in stretto contatto, lavoriamo assieme noi continuamente, anzi, facciamo i seminari assieme, cerchiamo di strutturare anche se rispetto ai diritti ambientali, delle politiche e delle ideazioni comuni. Però quello che vi chiedo dal mio punto di vista, proprio anche essere oggetto di questo tavolo che io riproporrò in forma permanente, è di ragionare da una parte l'esigenza di chi sta sul mercato, no? Utilizzando proprio i percorsi virtuosi che abbiamo detto e alcuni strumenti e alcune proposte interessanti che sono venute, che però sono molto più rivolte al regolatore, se volete, ma al controllore, come poi l'elemento di controllo può operare all'interno di questo e come l'elemento di monitoraggio che è a capo dell'elemento di controllo può operare. Allora, su questo è una riflessione estremamente importante, perché in molti casi, faccio un esempio che il CNA conosce molto bene, ci possono essere dei metodi semplificati, ma i metodi semplificati poi non necessariamente possono essere totalmente validati. Allora dobbiamo metterci d'accordo su dove arriviamo e come arriviamo a questa assunzione di responsabilità rispetto al paese, perché poi noi abbiamo a che fare con la giurisdizione inquirente da una parte, cioè quindi la magistratura inquirente da una parte e una magistratura giudicante dall'altra. Non è che possiamo scapparne molto in un senso e nell'altro, tanto per essere. Allora credo che questa sia una problematica che oggi, proprio visti i successi, vista la sensibilità, visto proprio questo discorso anche dell'innovazione di processo complessiva e di filiera, della lettura della filiera, credo che dobbiamo svolgere. Questo è un qualche cosa che io in questi anni ho visto un po' mancante. Come dire, ma no, non dovete farlo perché ci impedite. No, allora se non ci decidiamo qual è qualcosa che, rispetto al quale noi possiamo assumerci la responsabilità. La responsabilità che in realtà fa fare un passo indietro a tutti, ma fa fare un passo avanti a tutti quanti. Questo è un po' il discorso che mi sembra importante, voglio porre e mettere su. Mi sembra un po' mancante da questo punto di vista. Quindi, e appare anche dei dati, perché poi alcuni dati non riusciamo a dire. Manzini.